Allora, secondo l'istato della propensione. Della propensione. Cos'è la propensione? L'equipaggio era impegnato positivamente nel contesto legato. È rimasto soddisfatto? Bene. Ognuno ha dato il suo supporto in maniera professionale e alla fine il risultato è proporzionato al rapporto dato dall'equipaggio. Volevo mandare un saluto a James, mio amico James Pitti. Gli faccio in bocca al lupo per la middle. Va bene. Spero che non disastri quest'anno. Ok. Ciao. Panelli, cosa ne pensa di questa regata? No, è stata una regata divertente, un'ottima partenza, le condizioni meteo non erano delle migliori, però c'era il sole, ci siamo abbronzati e niente, direi soddisfatto, un bel 7. Il momento più bello? Quando Daniele a fine regata, Daniele che per me è lui, a fine regata si è scartabellato giù dal pozzetto, no, in pozzetto dalla tuga, un carpiato, atterrato sul parabordo, un altro carpiato, poi si è sdraiato lì, bello. Perfetto. No, e poi... Com'è andata? Allora, la pesca per ora non ha dato i frutti che speravo. Oggi è la mia regata, la pesca non ci interessa, vogliamo sapere la regata. Io infatti anche lì volevo buttare giù qualche canna, ma me l'ha proibito il comandante. Comunque, però me le sono fatte, esatto, abbastanza. Perfetto. È rimasto positivamente colpito dalla regata? Molto, molto, molto. Specialmente ci sono due idee fantastiche. Il laccetto del Genacker, che è il barberino artigianale, nonostante che Giacomo non era soddisfatto, e l'idea di sbarcare Matteo nella barca dei Ghigli. Iccio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo un commento su questa regata conclusa. L'ultima è sempre la più bella, perché è quella che mi ricordo. L'Alzheimer Benissimo. Avanza e, come dico, un giorno l'avremo tutti e due e non ci ricorderemo dove metterlo. Bene, ma sulla regata cosa la regata? La regata è stata bella. Tu hai fatto un'ottima scelta. Chi? Tu che mi intervisti. Ah, è vero, ho capito. Grande Roncuzzi. Bene. Il momento più bello mi chiederai adesso. Sì, il momento più bello. Il momento più bello quando è smarcato Negretto e gli abbiamo detto che era gay. Che l'abbiamo lasciato all'altra barca. Va bene. E poi l'altra cosa, dobbiamo comprare un 40 piedi. Perché le interviste le facciamo sempre nella zona piscio. Va bene. Okay. Ci avrò la riga gialla dietro. Va bene, dai. Bello, bello, veramente bello. Bene. Poi guarda che giornata. Voilà. Ecco di fronte a noi tattico, skipper, prodiere, sì. Un po' di tutto. Oggi è stata una giornata dura per lei. È stata impegnativa, è stata una giornata praticamente come l'ha vista. Ma dai, siamo stati bravi, siamo partiti bene, è stata una bellissima regata, dai. I ragazzi sono stati bravi, quindi in particolare il carpiato che ha fatto Andrea in barca, che per dimostrarci la sua agilità si è buttato nel pozzetto di testa e una volta capito che non era morto ha mollato due scorregge dicendo mi sono cagato addosso. È stato veramente un momento stupendo. Di Scarrella cosa ne pensi? Scarrella si è comportato bene. Ho sentito anche Spitin prima per telefono, che ha visto la regata, ha detto che Scarrella veramente bravo, anche perché è anziano, ha compiuto 40 anni, quindi vero, ormai vero. Non ha più la lucidità che ha di solito. Sì, qui è una regata particolare per me, perché 40 anni è un'età difficile. E si vedono tutti, Dez. È un obiettivo pesante, 40 anni. E allora direi che... No! Va bene! No! No! Grande te! Grande! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri Giacomino, tanti auguri a te! Scarrella, Scarrella, Scarrella! Vuol dire grazie per aver sopportato un coglione come me. Non sei un coglione, sei di più, di più!